Torniamo in onda, saluto e ringrazio il presidente Luca Zaia, grazie per essere con noi, buon Natale. Buon Natale a tutti. Anche in questa giornata abbiamo scelto di stare insomma al fianco dei nostri telespettatori. Speriamo che sia meno positivo come Natale. Okay. Però è un Natale strano anche quest'anno. Ecco. Ma, guarda, i veneziani... Mi faccia dire subito, perché noi non ci siamo più visti, ragioniamoci sopra, Luca Zaia dalla pandemia all'autonomia, è colpa sua se sono rimasto sveglio alcune notti, glielo confessavo prima di iniziare questa... Perché racconta tanto di sé? E questo non me lo aspettavo, eh. Quarta ristampa, più venduto nella saggistica dell'ultimo mese. Sì, diciamo sono 4 settimane, quindi vuol dire che qualcuno è piaciuto. Beh, sono 204 pagine, mediamente una settantina sono di biografia, che inquadrano però sempre il tema, diciamo, che stiamo discutendo, che si va presentando con il libro, che è quello del Covid. Non è un diario del Covid, quindi non è noioso star lì a vedere il giorno 1, il giorno 2, assolutamente no. Ma è un ragioniamoci sopra, perché? Perché il Covid, come tutti i grandi big bang della storia, pensate alla guerra mondiale piuttosto che il crollo del muro di Berlino o le torri gemelle, lasciano poi un segno nella nostra società. Allora, un segno chiaro è quello sanitario, i morti, il dramma sanitario, che è un grosso dramma sociale, ma poi ci sono anche altri segni che il Covid lascia e che vengono un po' analizzati, quindi dico attenzione, perché il futuro non sarà più come il passato, perché il Covid lo ha segnato, ci ha segnati. Un esempio per tutti, abbiamo una comunità che si è spaccata a metà e c'è un dibattito sociale a volte anche violento che mai avremmo pensato di avere, oppure che so... La velocità delle nostre vite a causa dello smart working, delle videoconferenze, cioè c'è un mondo che sta cambiando e qui si porta nei ragionamenti. Allora, Prossimo libro farò un romanzo. Ah sì? Ma insomma qualcosa, ho in mente di fare qualcosa. Perché lei, questo era il libro di cui aveva parlato tanto negli ultimi anni, voleva fare che fosse anche un po' un'analisi di che cos'è amministrare, dei bisogni di questo paese, perché lei parla dei bisogni di questo paese, ma se guardi, partendo dalla sua storia. Se, pensi, Avarino, che se quel Covid, quel 21 febbraio, si fosse poi rivelato da lì a pochi giorni un'influenza, io oggi non sarei qui a parlare del libro ma del mio processo. Sembra strano, no? Perché lei prese delle decisioni eccessive, diciamo. 15 giorni chiuso con i militari in mimetica. Decisi di tamponare tutti i 3.500 cittadini di Vo. Ho chiuso il carnevale, i cinema, i teatri, le chiese e le scuole. Cioè, mi avrebbero arrostito. Purtroppo, dico veramente purtroppo, non si è rivelata come un'influenza. Ci voglio tornare, Presidente, però mi dica una cosa, perché vorrei stare sulle decisioni del governo di ieri, torniamo sul Natale. Che cos'è? Il romanzo, quindi? Cos'è? Un romanzo? No, nel senso che... Cioè, vorrei scrivere un romanzo che è legato a questa terra? Ma non lo so, guardi, c'ho un'idea, però questo è il mio terzo libro, vorrei anche dire questo, qualcuno pensi che mi sono montato la testa o altro. Peraltro devo ringraziare Marsilio Editore, che è la casa editrice dei Veneti, è Venezia. È 60 anni di storia, se non ricordo male, è di Venezia, che è una grande rete distributiva, fra l'altro a livello nazionale, per USA è il gruppo Feltrinelli. Ringraziarli perché sono loro che mi hanno, dopo un anno di esistenza, mi hanno convinto a mettere insieme questi pensieri che io avevo scritto nero su bianco. Vabbè, insomma, ne è venuto fuori sto libro, mi sembra piaccia, quindi ringrazio tutti quelli che l'hanno comprato. Ho tanti che mi dicono, ma la copro è travolgente, guardi, è strano, ma è travolgente, perché uno dice, racconta una cosa che può essere complessa, può essere non per tutti, invece c'è molto della sua vita, sua vita, questo è, e cose che magari non sempre... Lei che ha un profilo istituzionale, è sempre molto su questo, è molto attento. Però ci voglio tornare. Mi dice sto romanzo che cosa vorrebbe. No, cioè gliel'ho detto così, ma non ho nulla di definito. Però di certo non sarà l'ultimo libro. Sono giuste queste nuove decisioni che ha preso il governo nel confronto con voi in queste ore? Ma guardi, io rovescerei la domanda: ci piacciono? No. Servono? Sì. Perché l'FFP2 per esempio... Guardi, l'FFP2 sui nasce... teatri, queste cinema... Queste sono scelte, diciamo, governative, però l'FFP2 ha due aspetti. Il primo, la mascherina chirurgica va bene, ma la devi portare bene, perché purtroppo si presta tecnicamente a far così. Mm-hmm. Scendere. A scendere. Quindi immagino che abbiano introdotto il tema dell'FFP2 perché, essendo più sagomata, evitiamo di vedere mezza gente che gira col naso fuori.
dalla mascherina, ad esempio questo è un aspetto. Poi è pur vero che il grado di protezione dell'FFP2 è diverso da quello della chirurgica, ciò non toglie che la chirurgica la utilizzano anche medici eccetera. Ovvio che se sono nelle terapie intensive non usano la chirurgica, questo poco ma sicuro. Guardi, sono regole che io spero che se ne vadano velocemente, perché vorrebbe dire che se ne va il Covid. Dopo ai veneti io devo dire una roba, e lo dico il giorno di Natale, perché a me non piace questa idea che si fa passare che il vaccino non funziona. Si sappia che se non avessimo avuto i vaccinati, noi saremmo chiusi in casa da almeno 20 giorni. Perché abbiamo numeri da rosso e ben ma oltre. Ma noi abbiamo parametri se... da certo. Paura. Cioè noi facciamo più contagiati al giorno di quando pensavamo di aver raggiunto il massimo a dicembre dell'anno scorso. Giorni nei quali facciamo anche 190 morti al giorno. In questi giorni facciamo una ventina di morti, che è una tragedia. Sì. Abbiamo più contagiati dei giorni dell'anno scorso, che facevano anche 190-200 morti, e non siamo chiusi in casa. Perché? Perché le vaccinazioni ci hanno abbattuto l'ospedalizzazione. Ma questo lo vediamo anche in Inghilterra, in Gran Bretagna, lo vediamo in Francia. Cioè l'ospedalizzazione oggi, pur con una infezione peggiore, è ridotta a un terzo rispetto a un anno fa. Questo è quello che ci permette di essere aperti. Poi c'è, insomma, poi alla fine sembrava che le discoteche potessero restare aperte, cancellati Capodanno, cioè le feste all'aperto, ma discoteche salvate. Invece poi ieri sera, cioè meglio la sera, poi è arrivata la decisione di chiudere fino al 31 gennaio, giusto? Io invoco un intervento che deve essere straordinario per questi poveri cristi dei gestori delle discoteche. Soldi devono arrivare. No, hanno pagato un conto durissimo in 20 mesi. Perché sembrava che fossero gli untori, le infezioni arrivavano, le discoteche erano chiuse, le infezioni arrivavano e le discoteche erano chiuse. Adesso si chiudono ancora nuovamente, nel periodo diciamo del raccolto, per come andare a settembre a dire a uno che ha coltivato vigneto per un anno, lascia l'uva in campagna, la mangeranno gli uccelli, marcirà, ma tu non la puoi toccare. Io spero che il governo, siccome di fatto è così, sono le uniche attività che sono chiuse, perché di fatto sono le uniche attività chiuse, io spero che veramente ci sia un ristoro, ma veramente a piedi lista, perché non ha nessun senso massacrare in questa maniera i gestori delle discoteche. Dopodiché il tema dell'assembramento in discoteca c'è, però è anche vero che avevano l'ingresso con il Super Green Pass ed eventualmente il tampone se qualcuno non aveva la vaccinazione, però questa è la decisione che hanno preso. Quindi i soldi devono arrivare, certo, è fondamentale. Poi insomma, da febbraio scende la durata del Green Pass, da 9 passa a 6 mesi, la terza dose adesso dopo 4 mesi. Insomma, cosa vuol dire? Che ne facciamo 3 all'anno di questi vaccini? No, intanto è fondamentale dire che chi deve farsi la terza dose, la faccia prima che può. Mm-hmm. Quindi faccia il calcolo dei suoi 3 mesi, che saranno 4 mesi, scusatemi, saranno 4, 8, 12, conti 120 giorni e poi si prenoti, cioè dovete prenotarvi per la terza dose. E anche perché la letteratura scientifica e i dati che ci vengono dati è che è una grande barriera all'infezione. Funziona così. E ci sono dei momenti nella storia nei quali capita qualcosa di importante al mondo, alla comunità. I nostri nonni hanno vissuto la guerra, hanno vissuto la tragedia degli omicidi, delle persecuzioni e altro. Noi è toccata la pandemia, che in un momento storico come questo quantomeno riusciamo a gestirla. Pensi a quelli che nel 1919 si sono trovati la spagnola. Certo. E cioè, senza i mezzi di oggi, certo. Ha fatto una strage, ha fatto. Senta, ma un anno fa eravamo qui, lei in intervista in occasione del Natale. In videoconferenza era allora, certo. Lei ci raccontò: questa notte mi hanno chiamato, è arrivata la Delta. Se lo ricorda? Si chiamava ancora inglese. Era il 24 dicembre, a mezzanotte. Ho ancora il messaggio della dottoressa Ricci alle 11, alle 23:59. Cioè, sembra, uno lo racconta. Incredibile. Mi scrive e mi fa: abbiamo sequenziato la Delta.
Perché sempre questo periodo? Perché questo è un virus respiratorio, ragiona come l'influenza e diventerà la nostra influenza. Ma diventerà, non come va a dire qualcuno in giro, che è come un'influenza. Perché davanti a più di 5 milioni e mezzo di morti, cioè tu, io posso capire che tu possa pensare che in Veneto non abbiamo capito nulla. Ma se ti guardi un po' in giro e lo dici che anche in Italia non abbiamo capito nulla, se ti guardi ancora un po' più in giro dici che anche in Europa non abbiamo capito, al fine direi che il mondo non ha capito nulla, ma ce n'è uno che ha capito tutto. E che parla e scrive su Facebook, quello è bravo, ecco, l'unico bravo. Che, no, sa qual è il problema, la tragedia, ormai che quelli... molti dei ricoverati, diciamo, impropriamente definiti i Novax, che non si sono sostanzialmente semplicemente vaccinati, dichiarano tranquillamente in ospedale che loro pensavano che fosse una banale influenza perché leggevano su Facebook è così. E poi le dirò anche di più, lo dico a quelli che mi stanno ascoltando, probabilmente anche qualcuno si incazzerà, se noi qui avessimo 100 persone che hanno avuto il Covid e facciamo alzare la mano a queste 100 persone, seguitelo bene sto ragionamento per favore da casa, se chiedessimo a 100 persone nella sala che tutte debbono aver avuto il Covid, alzino la mano quelli che si sono curati a casa e possono dichiarare che comunque si cura a casa. 95 sarebbero la mano. Esatto. Però dovete sempre pensare agli altri 5. E 5, purtroppo, con i numeri di oggi, sono 1400 persone in ospedale, quei 5 lì. Quindi non focalizzatevi sul fatto che trovate l'amico e dice «Oh, ma mi sono curato a casa, non c'è nessun problema». 95 volte su 100 è così, cioè è vincere facile dire si cura a casa, vi dimostro io come si fa a curare a casa, ma poi anche i più grandi, i più eroi dei medici, alla fine i loro 1, 2, 3, 4 pazienti ce li hanno o che ce li hanno inviati in ospedale. Guardi, su oltre 500.000 contagiati dal 2020, 24.000 sono finiti in ospedale. Allora, 24.000 persone curate in ospedale, se lei le divide per il numero di medici di base del Veneto, che sono 3.000, fa 8, 16, 24, sono 8 pazienti a medico. Vuol dire che mediamente un medico che ha 1.500 pazienti, ce ne ha mediamente 8 che inviati sono finiti 8 in ospedale. Certo. Il che vuol dire, sembra una banalità, ma se 8 moltiplicato per 3.000 fa 24.000, io ho dovuto trovare 24.000 letti cavametti per curarli. Ma quindi, anche chi dice anche di avere le soluzioni miracolistiche. Ma guardi, noi abbiamo medici che magari non parlano, ma che hanno avuto un paziente, due pazienti, sono praticamente nulla. Però la verità è che poi c'è... qualcuno arriva in ospedale, quando arriva ha bisogno di cure intensive. Ma il problema è che si arrabbiano, insultano, maltrattano anche i sanitari, no? Una volta arrivati in ospedale, questo è stato un questa po' è la cosa, lo shock. È la cosa peggiore, no? Perché se poi uno è convinto che le cure siano tutta una strategia, sta a casa. Uno è anche libero di curarsi fino all'ultimo istante a casa, con i suoi consulenti, ma farsi ricoverare in ospedale e ancora insultare i medici, che ti dico guarda che devo fare i monoclonali, guardi che devo passare ad alti flussi d'ossigeno. Cioè, se siete convinti di essere presi all'interno di una strategia mondiale dove tutti siamo corrotti e massoni, uno sta a casa, si cura a casa. Però purtroppo li abbiamo visti gli effetti. Prende le vitamine, prende l'idrossiclorochina, esatto. Prende l'ivermectina, prende tutte queste robe che gli hanno detto che fanno guarire, fanno resuscitare anche i morti e finisce lì. Però purtroppo vanno bene nel 95% dei casi e poi il 5% va a finire male. Senta, è lei che scrive, mi pare, in un porto, parla anche molto della donna, della mamma, sì. Parla di sua moglie, la mamma che mette il braccio quando guida. Guardi, quella è stata una cosa incredibile, perché anch'io sono cresciuto con questa cosa, la mamma che allunga il braccio quando frena perché in macchina. Perché non c'era... c'era il seggiolone, la cintura, il trasportino. Sì, anche la cintura. Il seggiolino, bravo, il trasportino è quello degli animali. E non c'era il seggiolino, non c'erano gli appoggiatesta, perché mia mamma aveva 500 bianca e quindi andava a comprare i pezzi di ricambio per mio papà che aveva l'officina, e quindi i bimbi, fra l'altro,
si sedevano davanti e neanche dietro. Mi ha ricordato una cosa incredibile. E quindi ogni frenata era... La mamma che... ce lo insegnavano alla patente, mi rispondeva la mamma, è vero, perché ma è probabile proteggere. Che glielo insegnassero. Sì, io mi ricordo sempre sta manata... Sì, esatto, sì, che allungava ogni frenata. E poi non mi sono dilungato sull'odore delle plastiche, delle macchine. Una volta le auto in quegli anni lì, cioè parliamo di ambiente e di ambiente salubre. Mondo, cioè, c'era solo odore di colla d'estate dentro le macchine. Mm-hmm. Cioè, se si ricorda, era anche quello. Io me lo ricordo da bambino, c'era sempre questo odore. Infatti, io ho sempre sofferto di mal di macchina, ma penso sia quella roba che si respirava in macchina. Non ricordo. Ah, lei soffre solo il mal d'auto? Sì, sì. E come fa? Devo guidare. Sempre in giro. Ah, deve guidare, sì. Infatti, è la cosa migliore. Sì. Sente, poi ha imparato tutto, quindi sa smontare un motore, le estati col papà in. Sì. In officina. Potete fare il primo piano dei miei calli se volete. Vabbè, ancora tutt'oggi? No, che fa? Beh, ma io faccio tanti lavori manuali, quindi non ho. Ma sì, per me è stata una scuola di vita l'officina, perché poi intanto ti aiuta a un'analisi logica, no? Cioè, il paziente che hai non parla, è l'auto. Mm-mm. Infatti, io poi sono andato al veterinario e ho detto che cambia poco. Poi io mi sono laureato in scienza della produzione animale, ma all'inizio io ho fatto 2 anni di veterinaria. E quindi ti abitui a ragionare, ma sembra una banalità, è la storia dei mattoncini, no? Certo, cioè, incastri è un ragionamento a incastri, e quindi è una forma di allenamento mentale, no? E ovvio che per fare questo ragionamento devi conoscere la meccanica, devi sapere come funziona un motore, ci sono le candele, allora c'erano le candele, c'è un carburatore, c'è un filtro dell'aria, c'è la cinghia di trasmissione che fa andare in maniera coordinata l'albero motore e l'apertura delle valvole, in maniera tale che è quella la distribuzione, in modo tale che le valvole non si piantino sulla testa dei pistoni, se no. E quindi c'è tutto un cerimoniale di corte. Il motore è una macchina perfetta. Che poi il motore, se ci pensate, è il corpo umano, cioè è una estremizzazione della tecnologia mutuando le esperienze. Il carburatore è il cuore. Eh sì. E poi c'è l'intestino, che sto albero. Sto albero, diciamo, del motore che è quello che muove tutto. Insomma, lei spesso, no, lo racconta anche in questi mesi quando ci si sentiva, cercava di ricavarsi un momento del giorno o almeno ogni 8 giorni per camminare, sì, sì. Sempre in mezzo alla natura, sempre, non, cioè, non le chiedo se ha preso il cavallo, perché glielo chiedo tutte le volte. Ho fatto lockdown su un giardino di 300 metri quadri, sono riuscito a fare anche 8-10 km su 300 metri quadri, sono mai uscito, ho sempre rispettato le regole. E quindi uscivo quando si poteva uscire, però mi sono fatto proprio l'altro ieri pensavo che mi sono fatto 8-10 km su sto fazzoletto, che è come mettersi in un orto, camminare attorno all'orto, ma penso che tanti abbiano fatto ste robe, sì. Oppure nel piazzale del condominio dove abitiamo, e lì c'è la possibilità di fare un anello non tanto più grande, perché sarà un piazzale di 500-600 metri quadrati, insomma. Ma ho visto che anche gli altri miei vicini di casa facevano i turni per la passeggiata. 1525. Sì. Lo so, perché io lo so, Presidente, la conosco. Ogni tanto lei quando cita il numero, perché ha controllato Rete Veneto, Antena 3, no? Ma io l'ho detto anche in conferenza stampa l'altro giorno. Cioè, all'aggiornamento, perché qui insomma è dalla pandemia all'autonomia, però non mi dica... lo stesso, che cosa, perché il timore ovviamente è che adesso con tutti gli impegni e i rischi e le attenzioni anche il governo Draghi deve avere su tutt'altri temi, la pandemia guardi a noi ci ha zuppato, perché 22 mesi ad oggi li abbiamo persi. Li abbiamo persi, abbiamo avuto 4 anni e 4 governi, perché in Italia funziona così. Mm-hmm. Gentiloni, Conte 1, Conte 2, Draghi. Quindi non c'è stata neanche stabilità, però stiamo andando avanti. Si sta discutendo per una legge quadro, e se accettasse il ministro Gelmini le osservazioni che stiamo facendo, noi siamo disponibili a sottoscriverla, e quindi sarebbe già il primo passaggio fondamentale per arrivare alla firma dell'accordo del governo. Però adesso c'è ancora pandemia, c'è ancora casino, speriamo bene. Però guardi, ai veneti dico cosa? Che intanto il referendum è stata... La garanzia, il salvacondotto per l'autonomia, arriverà.
Non so i tempi, però noi ci stiamo andando da fare, ma non, indietro non si torna più, questo è un processo che è iniziato. Non so se da chi ha fatto anche il meccanico tra i lavori sa cosa mettere le mani in Hyperloop, però insomma, ha dato una notizia pazzesca nei giorni scorsi. Ma insomma, non è che è deciso, Hyperloop è questo treno ad altissima velocità. A levitazione, no? A levitazione, c'è una roba fantascientifica. Io ho avuto modo di incontrarli ancora anni fa, mia vicepresidente è stata anche negli Stati Uniti per vederlo. Gli Emirati Arabi stanno, da quello che so, stanno progettando un tratto di perché c'è una roba stratosferica come velocità. Io ho proposto al governo nel PNRR di valutare un trasporto merci all'interno del Veneto utilizzando l'Hyperloop, cioè vuol dire premere il bottone e vederlo già arrivato, cioè siamo a sti livelli qua. In teoria è progettato anche per portare persone, però in questa prima fase c'è... È trasporto merci, giusto? Sì, sì, perché la velocità con le persone, cioè siamo a livello da aerei... Shuttle. Sì. Siamo a livello di jet, di robe... Adesso io non ricordo la velocità, ma siamo a velocità paurose. Presidente, grazie per aver accettato di essere qui anche oggi in questa giornata. Ma guarda, l'ho fatto volentieri. È un'opportunità per augurare, se posso dirlo, ai veneti buon Natale e auguro a tutti i cittadini, partendo da quelli che lo dico spesso, so che lo dico spesso ma perché ci credo, augurare buone feste, buon Natale innanzitutto a tutti coloro che stanno male, che non godono di buona salute, nella speranza che questo Natale, che questi auguri siano giusti per risolvere i problemi di salute. E poi un augurio a tutti perché questo Natale sia trascorso e queste festività in generale in famiglia, con le persone che si amano, con le persone più care, e che questo 2022 sia veramente l'anno della fine di questo incubo che è il Covid, di una ripartenza, di un ritorno alla normalità e me lo lasci dire anche di una pacificazione sociale, perché noi non possiamo pensare che si litighi in famiglia, si litighi tra amici, si litighi in comunità, perché oggi il momento per litigare c'è in qualsiasi istante, basta che si parli di vaccino e di Covid, decisamente no. Spero veramente che si lasci tutto alle spalle. Grazie davvero. Grazie a voi e buon Natale. Buon Natale a lei e alla sua famiglia. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Nuova perturbazione sull'Italia, tempo incerto anche sul nostro territorio in questa giornata di Santo Stefano. Vediamo allora il dettaglio di domenica 26 dicembre. Sul Veneto molte nubi, con cielo grigio, sarà decisamente uggioso. Non si escludono poi delle precipitazioni, più probabili su Veneziano, Rodigino e zone limitrofe. Altrove sarà generalmente più asciutto. Quota neve in prevalenza a 800-1000 metri sulle Dolomiti, a 1200-1500 metri sulle Prealpi. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra meno 1 e 5 gradi, massime sui 5-8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo occasionali piogge sulle aree di pianura e su quelle costiere, sui monti invece saranno meno probabili. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove ci attende un'altra giornata all'insegna di un cielo nuvoloso e coperto con frequenti nebbie, localmente saranno anche fitte e persistenti. Temperature minime intorno allo zero, massime sui 6-8 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.